Buonasera a tutti e benvenuti al primo appuntamento del ciclo di aperitivi scientifici aspettando la notte dei ricercatori. Come sapete si tratta di un ciclo appunto di 5 conferenze, 5 chiacchierate che si tengono qui alla Dinamo Velo Stazione ogni martedì pomeriggio alle 18, centrate su 5 temi diversi che ci condurranno settimana dopo settimana all'evento, diciamo, di questa fine estate, inizio autunno, che è la notte dei ricercatori 2018. Vi presento subito i nostri due ospiti di questa sera, che sono la professoressa Elisa Ercolessi, è professoressa associata di fisica teorica, modelli e metodi matematici, leggo perché altrimenti faccio un disastro, all'Università di Bologna ed è una ricercatrice attiva nell'ambito della meccanica quantistica statistica. E qui alla mia destra invece Daniele Ottaviani, che è un ricercatore presso il Cineca, qui a Bologna. In realtà ha una formazione matematica, si è specializzato anche in, diciamo, matematica computazionale, è un bravissimo programmatore, ma è prestato, per così dire, al mondo della fisica, in particolare della fisica quantistica. Come sapete, l'incontro di questa sera è dedicato a un tema relativamente semplice, no? La meccanica quantistica. Partiamo dal facile, per così dire, è un tema che ha ormai un secolo di vita, nel senso che non è un argomento così nuovo, è un argomento con cui ci stiamo progressivamente abituando a convivere come scienziati, come cittadini. Non so se avete letto dai giornali questa settimana l'ultima notizia legata al mondo della fisica quantistica, è stato pubblicato in realtà un po' di tempo fa, mi è arrivato alla stampa con qualche giorno di ritardo, la notizia di un esperimento svolto alle Canarie che avrebbe in qualche modo confermato la natura quantistica di un fenomeno noto per essere quantistico, che è l'entanglement, sul quale però c'erano ancora alcuni dubbi che poi la professoressa Ercolessi cercherà di dissiparci. E io vorrei partire proprio da te, Elisa, ci diamo del tu visto che siamo in un contesto informale, per cercare di tracciare un po' il quadro di quello che oggi rappresenta la fisica quantistica, quanto è cambiato l'atteggiamento da un secolo fa fino ad oggi. Ne approfitto prima di partire per una piccola informazione di servizio: sulle sedie dovreste avere un paio di fogli, uno è la presentazione dell'evento di questa sera e di quello della prossima settimana, l'altro è un questionario di gradimento che potete compilare in qualunque momento. Vi chiediamo la cortesia di consegnarlo alla vostra sinistra nel banchetto che vedete là dove c'è Eric con la mano alzata, e se consegnate il questionario, come piccolo incentivo abbiamo una piccola penna omaggio da lasciargli. Ok, niente di quantistico, però una penna classica. Allora Elisa, dicevamo, a che punto siamo a livello popolare con la meccanica quantistica? Convenzionalmente la meccanica quantistica si fa nascere proprio all'inizio del XX secolo, nel 1900, con un articolo di Planck in cui, parlando della radiazione del corpo nero, introduce per la prima volta l'idea di quanto. Ma ci sono voluti diversi decenni, arriviamo agli anni 20 dello scorso secolo, per avere una teoria. Nella foto qui vedete tutti i maggiori fisici dell'epoca, probabilmente riconoscete un po' di facce. È la foto del gruppo di persone che parteciparono al congresso di Solvay nel 1927 e giusto un anno dopo al lavoro di Schrödinger che riprodusse la famosa equazione di Schrödinger che sta alla base di tutta la teoria della meccanica quantistica. Fin da subito però fu chiaro che per riuscire a capire i fenomeni quantistici bisognava cambiare modo di pensare, di ragionare, cioè bisognava proprio usare una logica diversa. E questo ovviamente non è stata una cosa né semplice né immediata, per cui è stata una delle due grandi rivoluzioni del pensiero scientifico del secolo, insieme alla relatività. E da allora ovviamente tutti i grandi scienziati si sono interrogati a lungo sui fondamenti, sull'interpretazione della meccanica quantistica, e qui vedete Bohr, nella foto piccolina, Bohr e Einstein, che a lungo si sono sfidati, avevano posizioni molto diverse sulla meccanica quantistica. Per esempio, a colpi di quelli che si chiamano i Gedanken Experiment, quindi esperimenti mentali, situazioni che loro immaginavano si potessero creare nel laboratorio, non sempre in maniera facile, e a vicenda se ne proponevano sempre dei nuovi in modo da
supportare la propria interpretazione e mettere in crisi l'interpretazione dell'altra. Sono andati avanti anni e la gente continua ancora a pensarci a queste cose. Nonostante questo, la meccanica quantistica è matura, è una vera scienza rigorosa e ben fondata, e ormai sappiamo che possiamo utilizzarla per fare tante cose, e non ci sono più ragioni per metterla in discussione. Nessuno mette in discussione la meccanica quantistica, okay? Anzi, l'atteggiamento adesso è molto diverso. Se possiamo utilizzare le sue buzzerie, le sue stranezze per pensare ad applicazioni, sarà un po' quello di cui parleremo oggi, che nessuna teoria classica ci permetterebbe di fare. E questo è quello che gli scienziati oggi chiamano la seconda rivoluzione quantistica. Grazie Lisa. Ecco, hai anticipato un po' quello che è il tema di questa serata, che non è semplicemente parlare di fisica quantistica a un livello astratto, ma di arrivare anche un po' al concreto, quindi cercare di capire quali sono le applicazioni quotidiane che già oggi esistono a proposito di meccanica quantistica, e anche dove potremo arrivare nei prossimi anni a raggiungere o magari a superare le previsioni che l'uomo ha saputo fare con la fantascienza, che tutti conosciamo, sia come libri sia come film. Passiamo appunto a te, Daniele, perché tu lavori su un tema molto più applicativo della meccanica quantistica. Come dicevamo, tu sei matematico di formazione, lavori al Cineca. Allora ti chiederei anzitutto di raccontarci che cos'è il Cineca e poi anche come il tuo lavoro si coniuga con la meccanica quantistica, quindi quanto c'è di quantistico nel tuo lavoro quotidiano. Volentieri. Allora, il Cineca è un consorzio interuniversitario che è nato nel 1969 sostanzialmente, ed è un consorzio che si occupa di dare supporto alla ricerca. Il supporto alla ricerca lo dà tramite la concessione dell'utilizzo dei loro supercomputer, che sin dal 1969 hanno aiutato molto gli scienziati di tutto il mondo per sviluppare tutti i loro algoritmi. Un esempio molto famoso di applicazione che è stata sviluppata grazie ai sistemi del Cineca è il metodo Carpalino. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di questo metodo rivoluzionario, che nel 1985 ha veramente rivoluzionato il meccanismo stesso. Comunque non solo questo metodo, ma tanti ricercatori di molte università fanno affidamento sui sistemi del Cineca per svolgere il ruolo. E il computer quantistico, l'utilizzo del computer quantistico è una naturale evoluzione dell'utilizzo dei sistemi di HPC. Quindi quello che stiamo facendo noi come Cineca al momento è quello di esplorare questo nuovo orizzonte che si è andato a configurare nel panorama dell'utilizzo dei computer in generale, sia utilizzando il computer quantistico, sia visto come una sorta di acceleratore che permette di essere, utilizzandolo insieme a un computer classico, permette di accelerare molto i conti, o anche magari in futuro come sistema stand alone, diciamo. Quindi il mio compito è quello di esplorare le potenzialità dei computer quantistici che esistono attualmente e cercare di vedere come possono essere utilizzati in ambito di ricerca scientifica. Grazie. Allora, abbiamo già introdotto tanti temi, perché abbiamo parlato di entanglement, abbiamo parlato di computer quantistici, parleremo di teletrasporto, di crittografia, di molte applicazioni. Io direi a questo punto di fare un piccolo passo indietro, mentalmente almeno, cioè cercare di ripartire un po' dalle basi della meccanica quantistica, e quindi, approfittando della presenza di Elisa qui stasera, di cercare in qualche minuto di raccontare che cos'è la meccanica quantistica, quali sono le sue peculiarità e come mai è un mondo così diverso rispetto alla cosiddetta meccanica classica. Okay, allora questa è una domanda difficile ovviamente da contestare in pochissimo tempo, cercherò di usare qualche esempio. Intanto la cosa che dobbiamo capire è che tutte le volte che parliamo di un oggetto quantistico governato dalle leggi quantistiche, dobbiamo ragionare in maniera diversa da quello, diciamo, quell'esperienza quotidiana che è quella descritta dalla fisica classica. Perché un oggetto quantistico ha una natura molto ambigua. In che senso ambigua? Nella fisica classica noi siamo abituati a due tipi di oggetti: le particelle, le palle da biliardo, i proiettili, tutte queste cose a cui siamo abituati, o le onde sonore, le onde sull'acqua, no? E un oggetto quantistico invece non è né una né l'altra cosa. Ogni tanto sembra comportarsi come un'onda, ogni tanto sembra comportarsi come una particella, ma non è mai convincente da nessuno dei due. È qualcosa di diverso.
Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, quindi molta ambiguità, è che dobbiamo per forza abituarci a usare la teoria della probabilità, concetti probabilistici. Quando vogliamo studiare un oggetto, in fisica o in qualunque altra scienza, facciamo delle osservazioni, delle misure, e quando per esempio misuriamo la posizione, la velocità, l'energia di un sistema, quando facciamo queste misure noi sappiamo con certezza il risultato, cioè possiamo essere sicuri con certezza del risultato di quello che abbiamo se siamo bravi, nel senso che se ripetiamo l'esperimento sempre nelle stesse posizioni otteniamo sempre lo stesso risultato, ovviamente a meno dell'errore insito nello strumento di misura che stiamo usando. Questa cosa in meccanica quantistica non succede. Tutte le volte che facciamo una misura, per esempio dell'energia di un sistema, sempre nelle stesse condizioni troveremo risultati diversi. L'unica cosa che possiamo dire è che troviamo certi risultati con una certa probabilità. A questa cosa ci dobbiamo abituare, è intrinseca nel nuovo modo di pensare della meccanica quantistica. E voglio cercare di spiegarvi questa cosa con un esperimento, descrivendo un piccolo esperimento, un esperimento in realtà molto importante, che è quello che si chiama l'interferenza da doppia finitura di singolo elettrone. E questo è un esperimento molto interessante, per motivi storici anche. È un esperimento, uno di quei Gedanken experiment prodotto da Einstein, di cui vi dicevo prima, e per anni è stato considerato irrealizzabile. Tutti i fisici pensavano che non fosse possibile farlo, realizzarlo sperimentalmente. In realtà, ormai da diversi decenni si fa, e per la prima volta negli anni 70 questo esperimento è stato fatto a Bologna, quindi è una storia molto, molto locale, dal gruppo di Pozzi-Missiroli e Merli, che vedete lì. È un esperimento che tra l'altro è stato riconosciuto dai lettori della rivista Physics World, che è una rivista di divulgazione scientifica a livello internazionale, come l'esperimento più bello mai fatto in fisica. Quindi vi invito ad andare a vedere quel sito se avete voglia di trovare la storia di questo esperimento, cioè ci sono dei video veramente molto, molto carini, ma su questo non ho tempo di soffermarmi. Però è un esperimento molto importante dal punto di vista concettuale, perché ci spiega veramente cosa c'è di strano nella meccanica quantistica. Allora, l'esperimento cos'è? Io mando un singolo elettrone alla volta, mando il secondo solo quando sono sicura che il primo è arrivato, così sono sicura che non si non ci siano degli effetti tra di loro, ok? E questi elettroni passano attraverso uno schermo in cui sono incise due fenditure, attraverso cui possono passare, dall'altra parte c'è una lastra fotografica che viene sollecitata quando l'elettrone arriva. Lì vedete delle foto, delle lastre fotografiche agli istanti successivi del tempo, e si possono notare due cose importanti. La prima è che l'elettrone sembra come un singolo elettrone che arriva, passa e tocca lo schermo, la lastra fotografica in qualche punto, lascia un puntino, sembra effettivamente comportarsi come una particella, un proiettile passa e a raggiungere il muro di dietro da qualche parte. D'altro canto però vedete anche che la figura almeno all'inizio è molto confusa, molto casuale, non c'è modo di predire dove arriva l'elettrone. Poi se fate passare il tempo, in realtà vedete che via via si crea una figura, che è quella a bande chiare scure che vedete alla fine, che è però una figura completamente inaspettata, perché se gli elettroni effettivamente fossero delle particelle come dei proiettili, quello che mi aspetto di vedere è una figura sulla lastra fotografica uguale alle due fenditure attraverso cui sono passate. Se voi sparate dei proiettili attraverso un buco, questi colpiscono il muro dall'altra parte e ricreando l'immagine del buco. Invece voi non vedete le due fenditure, vedete un alternato di chiari scuri, quindi con delle zone dove più elettroni arrivano, delle zone con meno. Questa in realtà è una cosa che i fisici conoscono molto bene, perché è una classica figura di interferenza che si ha quando delle onde nel mare o le onde sonore attraverso una coppia di ostacoli, ok? Quindi di nuovo questa ambiguità tra onde e particella. Che cosa c'è di particolare? Che se uno vuole spiegare teoricamente questa cosa, deve, come vi dicevo prima, cambiare modo di pensare. In fisica classica vi posso porre la domanda: la particella è passata dalla fenditura di sinistra? L'elettrone è passato dalla fenditura di sinistra? In fisica classica ci sono due risposte: sì, la particella è passata dalla fenditura di sinistra, allora magari il nostro sistema ce lo rileva, la lampadina si accende, diventa on, ok? Oppure la risposta è no, la particella è passata dalla fenditura di destra, la lampadina non si accende, rimane off. In fisica quantistica questa domanda non ha un'unica risposta, non ha due possibili risposte, perché in realtà il sistema può passare dalla fenditura
è in uno stato, si dice, di sovrapposizione, con una certa probabilità di passare da una parte e un'altra probabilità di passare dall'altra. E non c'è modo di... tutti questi stati di sovrapposizione sono possibili e sono quelli proprio che creano questa figura di interferenza. Questa idea delle... ci sono quindi due alternative, tra cui l'oggetto quantistico non sceglie e si trova in questo stato di sovrapposizione. Questa è una cosa tipica meccanica quantistica. Io ho fatto l'esempio delle due fenditure, ma ci sono i fotoni che hanno due stati di polarizzazione, ci sono gli elettroni che hanno due stati di spin. Quindi questo è un esempio tipico di quello che succede in meccanica quantistica ed è quello che penso andremo a capire un pochino meglio, che in meccanica quantistica si chiama qubito. Ok. Mi hai lanciato perfettamente la palla, perché come prossimo argomento, quello di cui potremmo parlare con Daniele, sono appunto i qubit. Allora, abbiamo visto un po' questo esperimento delle elettroni che passa o non passa, insomma, quando ero all'università mi dicevano che nel mondo erano una ventina le persone che avevano capito la meccanica quantistica, quindi diciamo che è normale che sia un po' confondente all'inizio. Però appunto i qubit, che sono un oggetto immagino quantistico, quindi con proprietà quantistiche, sono alla base del computer quantistico. Allora chiederei a te, Daniele, di raccontarci un po' in cosa consiste un computer quantistico e se ha a che fare con la doppia fenditura e gli elettroni che ci passano in mezzo. D'accordo. Allora, il computer quantistico, esattamente come il computer classico, si basa sul bit, che è l'unità logica di base, che è un oggetto che può assumere soltanto due posizioni, una posizione on e una posizione off, 1 o 0, chiamate come volete, insomma. Un qubit è un oggetto quantistico che, come diceva la professoressa, sfrutta il principio di superposizione. Quindi sostanzialmente riesce a tenersi in uno stato che non è né 0 né 1, quindi né on né off. Questo stato, sostanzialmente, questa che vediamo qui, si chiama sfera di Bloch, è la sfera che viene normalmente utilizzata per rappresentare il qubit, quindi dove vive, lo spazio dove vive il qubit. Sostanzialmente dobbiamo immaginare come fosse un'evoluzione del bit stesso. Mentre il bit può essere solo o qui o qui, il qubit può essere in qualunque luogo di questa superficie, ok? Questa si chiama superposizione. La cosa particolare è che quando il qubit però viene misurato, noi non lo troveremo mai in una posizione intermedia tra 0 e 1, ma lo troveremo sempre o sullo 0 o su 1, ok? Quindi questa cosa viene, sembra molto teorica, ma siamo riusciti, scienziati, riusciti a crearlo anche, diciamo, in laboratorio per costruire dei veri e propri computer quantistici che sfruttano questa superposizione. Di base questa superposizione, che vantaggi ci danno nella computazione? E il vantaggio è uno ed è anche molto grande, è quello che si riescono a fare diversi conti insieme. Quindi il computer, invece di andare a controllare ogni singolo stato dei suoi qubit, un computer quantistico è in grado di utilizzare, di maneggiare degli stati in superposizione, quindi sostanzialmente riesce a vedere il qubit nella loro posizione 0 e 1 contemporaneamente, okay? Quindi è un vantaggio computazionale gigantesco. Nella realtà questi qubit possono essere, sono realizzati con dei materiali di superconduttori. Perché? Allora, se noi pensiamo a un superconduttore di questa forma, sostanzialmente questo è proprio il qubit vero che è alla base del Deep Wave, in questo caso, che è un particolare tipo di computer quantistico. Se noi pensiamo a un superconduttore, possiamo, per analogia con il bit stesso, identificare il verso della corrente che lo percorre in senso antiorario o orario, come se fosse un senso, come fosse un 1 o uno 0, ok? Quindi se gira in senso orario è 1, se gira in senso antiorario è 0. Ma questo tipo di superconduttore in particolare, se viene portato a temperature molto molto basse, dove molto molto basse intendo prossime allo zero assoluto, si comporta in maniera quantistica e la corrente comincia a circolare in entrambi i sensi contemporaneamente, quindi si pone in superposizione. Ed è possibile utilizzarlo per fare dei calcoli, che poi adesso vedremo più avanti come vengono strutturati. Poi ve lo facciamo vedere a un computer quantistico come è fatto. Ci arriviamo. Volevo leggervi una cosa tratta dall'opera forse più famosa di Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica, che in un passaggio dice: le equazioni della meccanica quantistica e le loro conseguenze vengono usate quotidianamente da fisici, ingegneri, chimici e biologi nei campi più svariati. Sono utilissime per tutta la tecnologia contemporanea. Non ci sarebbero i transistor senza la meccanica quantistica. Spesso si dice che non ci sarebbero gli smartphone senza la meccanica quantistica. Eppure restano misteriose, non descrivono cosa succede a un sistema fisico, ma solo come un sistema fisico viene percepito da un altro sistema fisico.
Che significa? Significa che la realtà essenziale di un sistema indescrivibile significa solo che manca un pezzo alla storia, o significa, come mi sembra, che dobbiamo accettare l'idea che la realtà sia solo interazione? Allora, vorrei partire da questa sollecitazione, Elisa, per chiederti, vista anche insomma, la tua esperienza in campo accademico e la tua esperienza anche nell'insegnamento, come la fisica quantistica ha già cambiato il nostro modo di pensare, la nostra logica, dal momento in cui è arrivata? Allora, beh, come dicevo prima, come forse avete capito per esempio della domanda, la logica classica è basata su un'idea binaria, no? di lettere o insomma, o sì o no, ogni risposta è un sì o no. Il principio di sovrapposizione ha tutte le cose intermedie, non c'è solo un sì o un no, c'è tutto il range intermedio possibile. Quindi chiaramente questo cambia la nostra logica in maniera sostanziale, magari è una cosa molto difficile da accettare, però c'è una teoria matematica e fisica molto solida alle spalle su cui questa si basa, quindi non è un'idea metafisica che ci possiamo fare. E da questo punto di vista, dopo un secolo di meccanica quantistica, la fisica quantistica non è più in discussione, ovviamente, ed è accettata, è ben solida sia da un punto di vista teorico che sperimentale. Come diceva giustamente Rovelli in quella parte, qualunque applicazione tecnologica che noi ci portiamo in giro adesso è basata sulla meccanica quantistica, ma anche tutti i grandissimi esperimenti come quelli del CERN sono ovviamente conferme quotidiane della fisica quantistica. La cosa interessante è che il mondo di applicabilità di questa cosa si sta allargando moltissimo. La fisica quantistica è nata come idea per descrivere il mondo microscopico, almeno a livello atomico e poi a livello subatomico, parlando delle particelle, gli elettroni, i protoni che compongono gli atomi. Però questi orizzonti si stanno allargando moltissimo. Adesso, per esempio, nei laboratori, in maniera piuttosto semplice, in un laboratorio, un quarto di questa stanza, si riescono a creare gas di atomi super freddi, ultra freddi, come si dice, che formano degli oggetti quantistici che hanno le dimensioni di un decimo di millimetro, quindi che sono praticamente visibili ad occhio nudo, ok? Sono chiamati condensati di Bose-Einstein, ne vedete una foto là. E poi ormai si parla di biologia quantistica. La biologia quantistica è stata dimostrato essere fondamentale, per esempio, per descrivere la fotosintesi di alcuni batteri che vivono nei fondi dell'oceano o per descrivere come volano alcuni stormi di uccelli. E poi si parla per esempio di buchi neri quantistici, no? Quindi su scale di carattere gravitazionale che è il mondo di Carlo Rovelli. Quindi ormai la meccanica quantistica sta pervaso tutti gli aspetti della scienza fisica. Grazie. E una cosa che io ho scoperto quando ho conosciuto Daniele, abbiamo fatto una prima chiacchierata, è che non esiste un solo tipo di computer quantistico. Io ero convinto che ci fosse un solo modello, in realtà ne esistono, forse come anche nei computer, diciamo, dell'elettronica classica, diverse tipologie, intese per come macchine o sistemi che risolvono problemi di tipo diverso. Ecco, tu in particolare lavori su un computer quantistico che non è quello forse più noto, quello più famoso, ma è un po' particolare. Ci spieghi che cos'è e perché? Allora, io in particolare, noi a CERN abbiamo cominciato questa sperimentazione lavorando con il D-Wave, che è un tipo di computer chiamato Quantum Annealer. Perché si chiama Quantum Annealer? Allora, si chiama Quantum Annealer innanzitutto perché implementa un metodo che si chiama Quantum Annealing. A cosa serve questo Quantum Annealer? Immaginiamo di avere una superficie di questo tipo, ok? Uno dei problemi più grandi della matematica, della fisica, insomma, della scienza, è quello di trovare il minimo di una superficie tridimensionale fatta in questo modo, non conoscendolo ovviamente di base. Quindi come possiamo fare per trovare la buca più profonda di un paesaggio di questo tipo? Un metodo potrebbe essere quello di cercare all'interno di questa superficie, ma lanciando anche, per esempio, se vogliamo avere un'idea molto più pratica, anche lanciando delle, tra virgolette, palline all'interno della struttura superficie, su questa superficie, cercando di vedere dove cadono, qual è il punto più basso che riescono a toccare, ok? Allora, quantisticamente questa cosa, il computer quantistico, diventa un po' più interessante perché le particelle quantistiche, oltre alla superposizione, hanno anche un'altra proprietà, che è quella di fare tunneling. Che cos'è il tunneling? Il tunneling quantistico è una proprietà delle particelle elementari che permette loro di superare delle barriere di energie fisiche, semplicemente passando di attraverso. Quindi quello che succede nel quantum annealing
è che nella ricerca del minimo globale di una superficie vista come quella di prima, si può tagliare sostanzialmente, quindi la nostra particella quantistica riesce a tagliare delle grandi barriere di potenziale se sono sufficientemente strette, e riesce a raggiungere punti più bassi della configurazione senza richiedere troppa energia, ok? Quindi questo è quello che fa il quantum annealing, e questo è quello che risolve un quantum annealing. Un quantum annealing in pratica è un computer che chiede di porre il problema che devi risolvere in un certo modo, descriverlo come un problema di minimizzazione, e lui cerca quantisticamente, grazie all'effetto tunneling, il punto più basso. Okay? Questo è quello che fa un quantum annealing. E questo è quanto. Di solito l'effetto tunnel, per spiegare come sia lontano rispetto alla meccanica classica, è un po' come dire che se noi adesso ci mettessimo a correre e tentassimo di attraversare quel muro, in fisica quantistica avremmo una certa probabilità di trovarci di là dal muro senza averlo rotto, peraltro. Sì, è sufficientemente stabile. E arrivando integri. Dicevamo dell'effetto tunnel, appunto, che è uno in realtà dei grandi classici della meccanica quantistica, e un altro grande classico che abbiamo un po' citato all'inizio di questa chiacchierata è quello dell'entanglement. Allora Elisa, che cos'è l'entanglement e, visto che se ne parla tanto, che legame ha con il tema del teletrasporto? Allora, l'entanglement. Allora, Richard Feynman, che è un grandissimo fisico, che penso un grande divulgatore anche, quindi molti di voi avranno letto i suoi libri, diceva che l'entanglement non è una delle tante peculiarità bizzarrie della meccanica quantistica, ma è l'essenza della fisica quantistica, perché è proprio quel fenomeno che la fisica classica non condivide assolutamente. Allora, si parla di entanglement tra due parti di un sistema più grosso. Quindi dobbiamo presente averne due di qubit, di quelli che dicevamo prima. Questi due qubit di solito vengono chiamati con A e B, perché si pensa che ci siano due laboratori: un laboratorio C Alice, che può lavorare sul qubit A, e nell'altro laboratorio, magari dall'altra parte dell'universo, c'è Bob, che può lavorare sul qubit B. Il sistema complessivo però è fatto da questi due qubit, che possono stare in uno stato di sovrapposizione. Per esempio, lo stato che ho scritto lì con quella formulina matematica è uno stato di sovrapposizione in cui entrambi i qubit sono nello stato zero, sovrapposto a uno stato in cui entrambi i qubit sono nello stato 1. Questo è un esempio di stato entanglement. Perché è così interessante questo stato? Perché se Alice fa una misura di Bob in maniera uguale, in realtà vede esattamente tutto quello che si aspetta dalle cose della fisica quantistica che ho detto prima, perché delle volte misura che il qubit è nello stato 0, delle volte misura che il qubit è nello stato 1 con una certa probabilità. La stessa cosa succede a volte. Quindi non c'è certezza, è completamente probabilistica la descrizione. Però quello che succede è che se adesso anche solo Alice fa una misura e trova per esempio che il suo qubit è 0, allora Alice è sicura a quel punto che Bob ha il qubit nello stato 0, perché poi sono stato di sovrapposizione in cui due qubit sono nello stesso stato. Quindi Alice può avere informazioni con certezza su quello che succede a Bob dall'altra parte dell'universo senza che Bob faccia assolutamente nulla. È chiaro che quindi A e B, i due qubit, non sono indipendenti. C'è un legame, proprio una correlazione. In italiano si dice che i due stati sono intrecciati, in inglese si usa la parola entangled e entanglement. Ci sono delle cose molto curiose che succedono grazie all'entanglement. Vi ho riportato una figurina, dopo magari arriviamo al teletrasporto, ma volevo farvi vedere. Questo è un esperimento fatto, se non ricordo male, nel 2014. E vedete, qui sono due fotografie. Queste sono due fotografie di un piccolo oggetto di silicone a forma di gattino in onore del gatto di Schrödinger. È fatto dal gruppo di Zeilinger a Vienna, che è quello che ha fatto anche questo nuovo esperimento del canale che citava Domenico prima. Allora, qual è l'idea di questo esperimento? Viene creata una coppia di fotoni entangled, o tante coppie di fotoni entangled, che vengono separati. Uno di questi illumina l'oggetto e fa la fotografia, una prima fotografia. L'altra fotografia è fatta con l'altro fotone della coppia entangled che passa da un'altra parte, quindi non illumina l'oggetto. Nonostante questo, che le tre fotografie sono esattamente identiche. Quindi grazie al fatto che queste due
fotoni sono in tandem, io posso fare una fotografia di un oggetto usando i fotoni che non hanno visto. Non l'ho detto prima, ma se qualcuno ha qualche domanda che gli frulla in testa, nella parte finale della nostra chiacchierata dedichiamo qualche minuto a rispondere alle domande. So che i temi che stiamo toccando sono tantissimi, quindi se avete qualche curiosità potete approfittare. Io resterei da te, Elisa, per chiederti un'altra cosa, sempre legata ovviamente alle applicazioni un po' più concreta e fantastica allo stesso tempo della meccanica quantistica. Se dovessi fare una piccola previsione, diciamo su scala di qualche decennio, non so, metà di questo secolo, quali applicazioni concrete potrebbero davvero entrare nella nostra quotidianità o perlomeno raggiungere un livello sperimentale già adeguato per poter fare qualche cosa di pratico? Beh, credo che non possiamo non citare il teletrasporto. Allora, intanto dobbiamo forse dire una parola su che cosa intendiamo per teletrasporto. Noi conosciamo questa parola dei film di fantascienza, in particolare da Star Trek, in cui vediamo questi oggetti e persone dematerializzarsi da una parte e rimaterializzarsi a grande distanza. Non stiamo parlando di questa cosa, ok? Il teletrasporto quantistico è possibile, dopo vi dico quali sono i limiti raggiunti fino adesso, però non stiamo trasportando materia. Per fare il teletrasporto quantistico noi dobbiamo avere due copie dello stesso oggetto, e quello che siamo in grado di fare con la meccanica quantistica è trasportare lo stato di un oggetto che è in mano ad Alice nel laboratorio di Bob, ricreare esattamente lo stesso stato. Questo è una cosa fattibile, ovviamente per sistemi semplici per ora sono stati fatti. C'è un prezzo da pagare, che ad Alice non rimane in mano lo stesso stato, lo stato dell'oggetto finale che Alice è cambiato. Questo vuol dire che quantisticamente non siamo in grado di fare la clonazione, non sappiamo clonare un altro corpo, la ripiriamo di là, ma Alice non ce l'ha più, ok? Quindi questo, intanto, vediamo questa cosa. Come riusciamo a farlo? Allora, questa cosa viene fatta principalmente con i fotoni. Il primissimo esperimento che ha avuto un grande successo mediatico, diciamo così, è sempre stato fatto dal gruppo di Dailen della Vienna, perché ha teletrasportato fotoni da un lato all'altro nel Danubio, quindi chiaramente molto romantico e suggestiva la cosa. Questo vuol dire qualche centinaio, 700-800 metri. La tecnologia attuale però ci permette di fare comunicazioni usando l'entanglement, quindi teletrasportare fotoni da Terra ai satelliti. Quindi stiamo parlando di migliaia di chilometri. E tutte le grosse agenzie spaziali e le agenzie di difesa stanno ormai lavorando per fare reti di satellitari che si basano, su comunicazioni si basano su questa tecnologia. In generale tutte le applicazioni che riguardano le reti di comunicazione sono avanzatissime, ci sono ormai oggetti commerciali che sfruttano l'entanglement per fare la crittografia e la sicurezza delle reti di comunicazione. Molte banche, quelle le stesse cose che noi usiamo, usano protocolli di carattere quantistico, ci sono oggetti che si comprano, ci sono siti commerciali, 100.000 euro vi comprate un crittografo quantistico, vero, ok? Quindi un po' di questa tecnologia è già effettivamente a livello commerciale è utilizzata. Speriamo che anche i soldi non diventino quantistici sul conto. Però il Bitcoin si decrypterebbero facilmente, troverebbero facilmente. Allora Daniele, vorrei provare a parlare un po' di applicazioni anche con te in questo senso. Anche se tu ti occupi più della parte software, però ormai sei diventato un esperto anche di computer quantistico in senso pratico. Quindi forse è giunto il tempo un po' di vedere come è fatto un computer quantistico e poi anche di cercare di capire quali sono i limiti pratici laboratoriali, eccolo qui, di queste strumentazioni che comunque sono sì, sviluppate da fisici sperimentali e che hanno problemi ingegneristici non banali. Sì. Allora, questo, come stavo dicendo prima, è un computer quantistico. Come appare un computer quantistico? La prima cosa che si vede su un computer quantistico è questo gigantesco frigorifero. Questo sostanzialmente è un frigorifero a strati che permette di raffreddare il chip fino a temperature che arrivano ai 15 millikelvin. Come vi stavo dicendo prima, questi chip sono costruiti in materiale superconduttivo che sviluppa comportamenti quantistici quando è a temperature molto vicine allo zero assoluto, quindi per funzionare deve rimanere a queste temperature. Il computer quantistico vero e proprio però è solo questo pezzettino qui, che è questo.
Okay, questo è il chip che contiene i vari qubit. Tutti questi bottoncini che vedete qui sono dei qubit. Okay? Questo è come si presenta. Poi ovviamente questo frigorifero è attaccato a un computer classico perché permette di compiere operazioni di input-output che ancora il computer quantistico non è in grado di fare, perché a scarso di equivoci, insomma, diciamo che un computer quantistico non è in grado di leggere un sistema operativo, di comportarsi come un computer che abbiamo a casa, ma fa, al momento fa cose totalmente diverse. Poi sostanzialmente diciamo che il computer quantistico ha delle, dei problemi nella sua realizzazione che sono dovuti alla decoerenza sostanzialmente. E, allora diciamo innanzitutto che il discorso qui, riprendendo questa slide, è che come noi sappiamo la legge di Moore, non so se avete mai sentito parlare di questa legge, la legge di Moore, che è una legge che andava molto in voga fino a pochi anni fa, dice che la potenza dei computer raddoppia ogni 18 mesi, okay? Solo che questa potenza si è fermata quando sono stati introdotti nel mercato i computer con più processori, perché a un certo punto si è arrivati a un limite fisico che costruire delle CPU sempre più piccole per andare a far andare i computer sempre più veloci ha portato dei problemi ingegneristici che poi sono andati anche a sforare una meccanica fortissima, perché gli elettroni che passano questa CPU fanno anche tunneling e quindi si perdono, non riescono a fare i conti bene. Quindi per ovviare a questo fatto si è passati dalla singola CPU a una CPU multicore. Ora, e come vediamo da questo grafico, la potenza dei computer è decisamente, l'aumento della potenza dei computer è diventato decisamente più fiacco rispetto a prima. Il successore di questa legge è la legge di Rose, che è invece una legge che riguarda i computer quantistici. Sembra che a livello di società, almeno, la legge di Moore sia stata soppiantata dalla legge di Rose, perché va invece a considerare il numero di qubit sui computer quantistici. Se guardiamo questo piccolo grafico che riguarda i qubit utilizzati da Deep Wave, nel 2004 siamo partiti con un computer con 4 qubit. Poi piano piano questi qubit sono aumentati esponenzialmente fino ad arrivare nel 2017 a Deep Wave 2000 qubit, che ha 2048 qubit. Quindi sostanzialmente siamo avanti di questo passo, arriveremo a dei computer quantistici abbastanza potenti, speriamo nel breve tempo. Ok, va bene, questa allora è una domanda relativa. Ok, allora intanto ti volevo chiedere una cosa, facendo un po' una previsione, se secondo te arriveremo un giorno a comprarci, a possedere ognuno a casa il suo personal computer quantistico. Questo non potete rispondere entrambi, chi se la sente. E l'altra cosa che invece volevo chiedere a te, Daniele, riguarda la parte applicativa di questi computer, cioè una volta che abbiamo costruito un computer quantistico, che abbiamo messo in piedi insomma dei sistemi per sfruttare questi computer, che cosa poi li utilizziamo a fare? Cioè ci sono già dei risultati ottenuti grazie al computer quantistico e che sono peculiari del computer quantistico? Certo, allora, come dicevo prima, il computer quantistico è un computer che sfrutta la sua risoluzione di qubit. Questa sovrapposizione intrinsecamente dà un certo parallelismo alle operazioni che è possibile fare su un computer e apre un mondo nuovo di algoritmi impensabili su un computer classico. L'esempio più famoso è l'esempio dell'algoritmo di Shor. Questo signore qui è un professore del MIT che nel 1994, quindi ben prima dell'uscita del primo computer quantistico, ha teorizzato un algoritmo in grado di fattorizzare un numero, una fattorizzazione di numeri primi, e fattorizzare un numero utilizzando un numero di operazioni molto più basso rispetto allo stesso numero di operazioni che un computer classico avrebbe dovuto fare per fattorizzare lo stesso numero. Se guardiamo in questo caso, la notizia veramente recente, del 15 agosto, che è stato fattorizzato un numero di 230 cifre. Okay? Per fattorizzare questo numero sono voluti circa 10 alla 26 operazioni. Okay. Se fosse possibile fattorizzare un numero così grande con un computer quantistico, la stessa fattorizzazione avrebbe impiegato soltanto 10 alla 6 operazioni. Ora, a livello temporale, ho fatto questo piccolo gioco. Ho preso il più potente computer esistente al mondo, almeno secondo la TOP 500, che è una classifica dei supercomputer più potenti al mondo, questo ovviamente è un computer classico, e ho fatto un piccolo calcolo. Allora, per fare una fattorizzazione del genere, con un algoritmo classico, il computer più potente del mondo
impiegherebbe 1.68 anni per portare a termine questo calcolo, ok? Se il computer più potente del mondo fosse invece un computer quantistico, per fare lo stesso identico calcolo impiegherebbe 5.32 picosecondi, dove per picosecondi si intende 10 alla meno 12 secondi. Sostanzialmente è una differenza enorme. E questo è dovuto al fatto che si sfrutta la superposizione dei qubit per velocizzare le operazioni, quindi si riduce sostanzialmente il numero di operazioni che devono essere fatte per risolvere un problema. Ok, sì, questa è un'applicazione del Big Wave, per esempio, che è stata fatta recentemente. Sostanzialmente qui c'è stata un'ottimizzazione del traffico dal centro di Pechino fino all'aeroporto. Loro che cosa hanno fatto? Hanno mappato il traffico delle automobili e hanno creato una funzione che andasse a riconfigurare tutto il passaggio di queste automobili, e sono riusciti a ottimizzare con il computer quantistico il flusso delle automobili che fanno aeroporto centro di Pechino. Sostanzialmente questa è un'applicazione reale che è stata anche sponsorizzata da Volkswagen, che ha portato a un vero e proprio miglioramento delle condizioni del traffico. Quindi sono applicazioni reali che cominciano ad avere un certo impatto sul mondo vero. Non hai risposto alla domanda sul personal computer quantistico. Ah, beh, hai ragione, perdone, mi ero dimenticato. Per il personal computer quantistico, beh, diciamo che dipende dal frigorifero che abbiamo a casa, probabilmente. A meno che non si cambia tecnologia, quindi non si... Ci sono anche delle sperimentazioni su dei qubit che funzionano a temperatura ambiente, ma al momento gli unici qubit che esistono sono i qubit dei superconduttori, quindi che devono essere tenuti a temperature veramente molto basse. Poi, chissà, poi dipende, perché le cose cambiano anche giorno dopo giorno, perché magari domani esce un articolo di un qualche ingegnere che ha trovato un modo, un campo totalmente inesplorato ancora, quindi mi aspetto delle sorprese giorno dopo giorno. Ciao, per adesso però magari tra qualche anno chissà. Allora, abbiamo parlato di scienze, di tecnologia, e adesso cambiamo un po' tema e parliamo di magia. Sto scherzando, ma fino a un certo punto, perché in realtà esiste un progetto molto interessante sviluppato proprio a partire dalla meccanica quantistica applicata alla gravitazione, che si chiama MAGIA, con un acronimo che in realtà hanno un po' barato quando hanno creato l'acronimo per far saltare fuori una parola di senso compiuto, perché sarebbe misura accurata di, non lo contiamo, gradiente di G spazio mediante interferometria atomica. Insomma, non sarebbe proprio magia, ma insomma. Allora, ci racconti un po' che cos'è questo esperimento e anche quali sono le altre applicazioni della quantistica. Sì, questo è un altro campo di grande sviluppo. Adesso, questo è un esperimento che mi piace citare, a parte per il nome ovviamente molto suggestivo, perché è un esperimento prevalentemente italiano, fatto anche da alcuni ricercatori a Bologna, quindi è interessante sapere che anche i nostri colleghi lavorano su queste cose. È un esperimento in cui usano oggetti quantistici per condensati di Bose-Einstein, di cui vi parlavo prima, proprio per fare misure accuratissime della costante gravitazionale. Vedete cosa servono i colleghi? mai fatte prima. E in realtà la meccanica quantistica ha dato un impulso alle misure di precisione assolutamente impensabile. Solo con la meccanica quantistica è possibile fare misure con la precisione che abbiamo attuato. Tant'è che questa magari è una cosa che sarà magari oggetto del prossimo anno. Nel 2019 verrà cambiato il sistema internazionale di misura, quindi verrà proposto un nuovo sistema internazionale delle misure, verranno cambiate tutte le definizioni del chilogrammo, eccetera, eccetera, proprio basandosi su tutte le nuove esperimenti, le nuove misure di precisione che sono nate grazie alla meccanica quantistica. Quindi è una cosa molto interessante, una rivoluzione anche quella importante. L'altra cosa che volevo sottolineare è che tutti i paesi in tutto il mondo ormai si stanno muovendo con grandi progetti su queste cose. E la Cina ovviamente sta buttando a pesce questa cosa, ma anche la comunità europea per fortuna si sta muovendo, e proprio quest'anno nel 2018 è partito un grande progetto finanziato dalla comunità europea
ovviamente c'è un errore, sarebbe 2028 lì dentro, non andiamo indietro nel tempo, in cui per 10 anni, dal 2018 al 2028, la Comunità Europea finanzierà con 1 miliardo di euro vari progetti, e quello che vedete sulla destra è la timeline, la roadmap che la Comunità Europea si propone. Vedete che da qui al 2035, per venire anche alla tua domanda, ci si aspetta di avere grandi sviluppi nell'ambito delle comunicazioni, della sensoristica, della simulazione dei computer quantistici. Quindi magari non avremo un personal computer, ma qualcosa di commerciale, e comincerà sicuramente a esserci, come d'altra parte il fatto che tutte le grosse compagnie di computer hanno messo in piedi dei laboratori di computer quantistici, vuol dire che ci stanno scommettendo in maniera molto seria su questa cosa. L'azienda, sì. Grazie. Allora, io resterei sul tema magia con Daniele, però da un altro punto di vista, che è questo. Come probabilmente sapete, stanno circolando insieme a tante fonti di disinformazione anche numerose teorie un po' strane che utilizzano la parola quantistica un po' come emblema per giustificare qualche cosa che non si riesce bene a spiegare. Esiste il vino quantistico, non so bene cosa significhi, qualcuno dice che alcuni medicinali, alcuni intrugli basta berli e si guariranno un sacco di mali perché funzionano grazie a principi quantistici. Qualcuno addirittura ha detto che il disseccamento degli olivi in Puglia, dovuto alla xylella, ha un'origine di tipo quantistico, non sappiamo ancora bene il perché. Ecco, volevo sapere da te, Daniele, da ricercatore che si occupa di questi temi, come vivi tu l'idea che la parola quantistica sia utilizzata anche in tutti questi contesti? Anzitutto, ha senso oppure no utilizzarla? E poi qual è anche il modo in cui uno scienziato percepisce questo tipo di comunicazioni che esista? Beh, allora, ovviamente no, non ha senso parlare di meccanica quantistica o cose del genere. Poi, come la vivo da ricercatore, con rassegnazione, il discorso è che, diciamo, non so, io spero che agiscano in buona fede quando fanno queste cose, ma purtroppo non credo che sia così. Diciamo che esistono delle situazioni in cui uno legge e dice: ma che cosa ho appena letto? Lui ha parlato del vino quantistico, io questa cosa l'avevo letta una volta su Wikipedia, ho letto questa cosa, la storia, l'introduzione del vino quantistico, ho letto una cosa del tipo, beh, eravamo gli amici, eravamo al bar, un certo tempo ho pensato, ma perché non fare del vino dove applichiamo per nella sua creazione, applichiamo le leggi della meccanica quantistica? Io gli ho risposto, ma che stai a dire? Però evidentemente qualcuno ha deciso di lucrarci sopra. E che dobbiamo fare? Io penso che queste cose si combattano soltanto con la cultura, perché normalmente una persona che ha un minimo di cultura e che ha un minimo anche di interesse per la scienza poi non cade in questi tranelli, non va a comprare l'elisir di lunga vita quantistico solo perché c'è scritto quantistico, insomma. Quindi l'unica arma che abbiamo a disposizione è questa, penso. Poi non so. E probabilmente parte della cultura a cui facevi riferimento è anche essere un po' consapevoli di quali sono i limiti effettivamente che la scienza ha a un certo punto, dando per assodato che la scienza non è qualcosa di sceso dal cielo e immutato, immutabile, vero per sempre, ma è comunque un processo dinamico. Allora io lancerei a questo punto la domanda a Elisa su questo tema, cioè a oggi, nel 2018, quanto la fisica quantistica è arrivata e quanto ancora invece è un percorso da esplorare? Quali sono i limiti che ancora oggi ci si trova ad affrontare? Beh, come si diceva prima, la fisica quantistica ha più di 100 anni ormai, no? Quindi è una fisica matura, non possiamo più dire. E oltretutto non è mai stata smentita, anzi è la teoria che forse in assoluto ha ricevuto più conferme sperimentali a livello di precisione che nessun'altra teoria ha mai può vantare. Quindi sicuramente ha una serie di conferme inequivocabili. Come si diceva prima, tutta la tecnologia che usiamo si basa su di essa, i grandissimi esperimenti, inclusi quelli del CERN, si basano sulla fisica quantistica. Quindi non, se fosse sbagliata ce ne saremmo accorti ormai. È vero che però è forse la teoria anche meno conosciuta per certi aspetti, più interpretata in maniera strana proprio per gli aspetti bizzarri, inusuali, che vanno al di fuori della nostra esperienza quotidiana.
E questo si presta ovviamente molto a queste interpretazioni euristiche, metafisiche varie, eccetera. È vero che però se la gente, se ci fosse più divulgazione, ma più cultura rispetto a queste cose, si affronterebbero anche questi discorsi con un po' più di spirito scientifico, e questo non fa sicuramente male. E sicuramente ormai la fisica quantistica è pronta per applicazioni che ci cambieranno la vita in maniera decisamente forte. Questo però non vuol dire ovviamente che i fisici hanno trovato risposta a tutte le loro domande, ce ne sono ancora tante di domande, piccole, medie, se volete, come il fatto di riuscire veramente a creare dei computer quantistici che funzionano e magari anche un pezzo nel computer che ci potesse usare a portare a casa, quindi non abbiamo le risposte ancora a tutto. E poi ci sono anche risposte molto grandi, voglio fare solo un esempio, una cosa con la figurina era comunque solo... Grazie. Come dicevamo prima, ci sono due grandi rivoluzioni della scienza all'inizio del XX secolo: la meccanica quantistica e la relatività generale. Ecco, queste sono le due grandi teorie confermate ormai da tutto, anche l'età generale, dalle onde gravitazionali che abbiamo visto poco tempo fa. Ma gli scienziati ancora oggi non sono stati capaci di mettere insieme, di riconciliare queste due teorie. Le due grandi rivoluzioni del XX secolo non si parlano. E non siamo stati ancora capaci di farle parlare insieme, di trovare una teoria unica, che sono proprio incompatibili, non è che non si parlano, sono incompatibili. E quindi questa è una grossissima sfida che forse da un punto di vista anche teorico prima o poi riusciremo ad affrontare. Grazie. Allora, ci abbiamo verso la chiusura, volevo sapere se tra voi c'è qualcuno che ha qualche domanda, qualche curiosità da rivolgere ai nostri relatori. Tanto vi ringrazio perché siete veramente tantissimi. Le chiederei solo di avvicinarsi, così parliamo del microfono per le voci di tutti. Grazie. Ecco, si parla pochissimo, anzi quasi nulla, di medicina quantistica o biofisica. Parliamo di biofisica. Ecco, non vorrei che la scoperta del neutrino, che pare abbia massa, quindi energia, rivoluzionasse anche le teorie di Planck e Einstein. Quindi le domande sono due: le applicazioni in medicina o biofisica, di fatto, e a livello di fisica il ruolo del neutrino, dei neutrini, eccetera. Grazie. Ottimo iniziativa. Allora, sono due cose leggermente diverse. Allora, il bosone, la massa del neutrino sono grandi scoperte della fisica delle particelle e da questo punto di vista si inquadrano perfettamente nella teoria quantistica. Da un punto di vista teorico queste scoperte sperimentali si possono inquadrare nella fisica delle particelle che è cominciata con quello che si chiama il modello standard dagli anni 60 in avanti. Che non include la gravità, però, proprio questa sfida grande. L'idea dell'applicazione del neutrino è invece un campo completamente nuovo, che si sta cominciando a sviluppare solo ora, ed è un campo estremamente interessante. Citavo prima, si incomincia a vedere quali possono essere gli effetti quantistici a livello molecolare, per esempio, e poi delle cellule. Quindi, per esempio, ci sono ormai molti lavori, anche sia teorici che sperimentali, sul ruolo della meccanica quantistica per spiegare la fotosintesi. La fotosintesi da un punto di vista chimico, un processo che è spiegato, la difficoltà è capire perché è così efficiente, perché le piante sono così efficienti nel catturare la luce del sole e nel produrre energia. Questo ovviamente ci cambierebbe anche il nostro modo di creare energia, no? Quindi i nostri pannelli solari raggiungerebbero efficienze che non ci sogniamo neppure, quindi anche dal punto di vista pratico è importantissimo. Ecco, ultimamente sono usciti degli studi su riviste estremamente prestigioso in cui fa vedere come il ruolo della meccanica quantistica di questa cosa che per un computer quantistico c'è un problema, che è la coerenza, in realtà è una cosa fondamentale che agisce a livello di fotosintesi. Quindi ci sono l'altro problema che citavo prima, questo è lo storno degli uccelli, in cui si è dimostrato che alcuni tipi di uccelli hanno un sensore quantistico nel proprio cervello che è sensibile al campo magnetico terrestre, però si è in grado di spiegare come loro si orientano nello spazio solo grazie al fatto se si pensa che questo sensore funziona con le leggi della fisica quantistica, non quelle della fisica classica. Quindi
è un campo completamente nuovo che ci promette, secondo me, molte, molte cose, molte novità. Grazie. Qualche altra domanda? Prego. Avrei due domande. La prima riguarda il computer quantistico. Adesso bisognerebbe capire meglio il parallelismo tra un computer normale e un quantistico. Il qubit si potrebbe avvicinare più alla memoria del computer o un po' al processore, nel senso. Ok. Quindi la memoria di un computer quantistico è ancora normale, tra virgolette. Per adesso la memoria di un computer quantistico è formata da un computer classico. Scusate. Ciao. Per adesso la memoria di un computer quantistico è formata da un computer classico, sostanzialmente, perché un computer quantistico non ha registri di memoria, ha soltanto una cuffia che arriva da QPU, che è l'equivalente della CPU però quantistica. Quindi ha un insieme, il chip, quello che ho visto prima, insieme di qubit, i quali viene data un'istruzione che proviene da un computer classico che è collegato al computer quantistico che è appeso dal filo libero, viene data questa istruzione, quello esegue il calcolo e l'istruzione torna indietro. E viene salvata lì, ma poi sostanzialmente diciamo al momento nella mia personale esperienza io utilizzo i computer quantistici chiamandoli tramite un computer classico attraverso le funzioni scritte in Python per esempio, scritte in qualunque altro linguaggio di programmazione, scritto programma, a un certo punto hai bisogno di risolvere qualcosa con un computer quantistico, chiami il computer quantistico, risolvi e lui dà la soluzione. Quindi nel mio caso la memoria è quella del mio portatile sostanzialmente. Quindi da vedere più che altro per adesso come un acceleratore, più che come un computer che esiste da solo. C'è qualche altra domanda? Prego. Grazie. Io ho una domanda sulla fattorizzazione, sì, in numeri primi. Che impatto potrà avere sui sistemi di sicurezza informatici? Li distruggerà completamente. No, beh, se l'ordine della sicurezza informatica, la crittografia funziona proprio perché è difficile trovare una fattorizzazione. Quindi se io, l'idea qual è? Se io ho una chiave segreta, questa chiave segreta è un numero, ok? E l'altra chiave è l'altra parte, è un altro numero, e io ti do la moltiplicazione di questi due numeri che sono entrambi fattori primi e uno dei due, tu con uno dei due riesci a ottenere l'altro, ok? Il principio è questo. Se tu hai soltanto un numero che deriva dalla moltiplicazione, è molto difficile trovare i numeri che hanno generato quel numero lì. Come abbiamo visto, un numero di 230 cifre, che non è tanto perché le moderne chiavi di crittografia c'erano 4096, e un computer, il più potente computer del mondo al momento impiega 2 anni per craccare, diciamo, quella chiave lì. Un computer quantistico, abbiamo visto, se fosse potente quanto il computer più potente del mondo, impiegherebbe per pochi microsecondi. Ma questa cosa poi non è solo per i 230 cifre, ma sarebbe la stessa cosa anche per cifre più alte, perché le operazioni il numero di operazioni necessarie per fare questa fattorizzazione non cresce esponenzialmente come nel caso di un algoritmo classico, ma cresce in maniera polinomiale. Quindi diventa impossibile creare un numero abbastanza grande da non poter essere fattorizzato da un computer quantistico. Quindi la risposta a tutto ciò è la crittografia quantistica. Quindi bisogna creare un nuovo modo per salvare i nostri dati. Tramite la crittografia quantistica, che per esempio funziona con dei fotoni, che un fotone, se viene intercettato, è sicuro che chi dovrebbe ricevere il messaggio si accorge che il fotone è stato intercettato da qualcuno, quindi sa che le proprie informazioni sono state rubate. Quindi bisogna cambiare proprio modo di pensare, di come cercare di decrittare i nostri dati. Grazie. Abbiamo tempo ancora per domanda? Prego. Grazie. Io volevo chiedere qual è la distanza della barriera di ingresso per poter programmare un computer quantico. Faccio un parallelo con computer tradizionali, dove ho dei linguaggi di alto livello che astraggono l'architettura logica del sistema. Tu prima hai accennato a Python, ho sufficiente astrazione per poter ragionare in strutture dati o occorre comunque conoscere qualcosa a livello fisico, dei fenomeni fisici che governano in realtà la logica dell'architettura del calcolatore quantico? Grazie. Grazie.
Allora, no, per programmare un computer quantistico non è richiesto di conoscere perfettamente la meccanica quantistica e neanche di avere particolari conoscenze di fisica. Essenzialmente quello che si deve conoscere è il quantum computing, che è proprio un'altra branca della computazione che si basa sulla computazione, cioè un'evoluzione della computazione classica. Mentre la computazione classica è appunto il chip, i nostri bit, i bit vengono poi, l'arduino viene scritto utilizzando le porte logiche su tutti questi bit che poi portano a un risultato, quindi AND, OR, eccetera. Nel quantum computing si generano delle porte logiche in più, quindi ci sono c'è del materiale in più da dover utilizzare per poter programmare bene un computer quantistico. L'esempio più famoso è la porta di Hamming, che mette un qubit in superposizione, quindi a un certo punto tu, oltre a poter fare OR, AND, puoi mettere un qubit in superposizione. E quindi puoi mettere due qubit in entanglement, come si chiama la professoressa. E c'è tutta una branca che va avanti dal 1970, se non sbaglio, e quindi per poter programmare bene un computer quantistico non bisogna conoscere la fisica quantistica, ma bisogna conoscere il quantum computing. Prego. Grazie, abbiamo tempo per un'ultimissima domanda. Se c'è, prego. Daniele, ciao. Come hai fatto a pensare quello che hai fatto e che hai fatto nel tuo ricerca per arrivare a utilizzare il quantum computer? E specificatamente, qual è stato il pensiero che ti ha portato lì a fare questa cosa? Nel senso, la cosa che ci ha portato fisicamente a pensare a quella cosa? È stata un'evoluzione, un pensiero che ti è arrivato, quello che le istruzioni che ti ha dato qualcuno di pensare in quel modo, o è stato un altro modo? Non so se puoi chiedere bravo quella domanda. Sì, diciamo così. Allora, sì, lui si riferisce a una ricerca che ho fatto con il Cinega recentemente, dove abbiamo fatto una fattorizzazione di matrici utilizzando il D-Wave. Sostanzialmente, guarda, niente di particolarmente geniale, io ho semplicemente studiato. Ho studiato tutti gli articoli che ho trovato sul quantum computer, sull'utilizzo del D-Wave, su quello che hanno fatto finora, e poi ho provato e sono stato fortunato e ho trovato un modo che mi ha portato a una soluzione per il mio problema. Quindi tutto qui, un piccolo... diciamo fortuna, ecco. Allora, direi come ultimissima cosa vi chiederei una piccola suggestione, nel senso che abbiamo parlato di tante applicazioni della meccanica quantistica che in parte ricalcano, in parte no, quello che già da decenni l'uomo aveva un po' partorito mentalmente con la fantascienza. Ecco, secondo voi si arriverà a un punto in cui la realtà della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico riuscirà anche a superare la fantascienza, cioè a creare nuovi paradigmi, nuove discipline, nuove soluzioni che nemmeno con la sola fantasia si erano riuscite a creare? Beh, bella domanda, diciamo. Noi speriamo di sì. Siamo qui apposta per cercare di trovare delle soluzioni sempre più fantascientifiche, sempre più, per far diventare la fantascienza sempre più reale. Questo è quello che vogliamo fare. E poi sì, già il fatto che un computer quantistico può risolvere problemi prima impensabili ci porterà sicuramente poi un problema risolto, ne tira fuori un altro, porterà sicuramente qualcosa che non riusciamo neanche a immaginare. No? Sembra un po' come, non so se voi avete mai letto quel racconto di Asimov, si chiama L'ultima domanda, se non l'avete fatto vi consiglio di farlo, si trova su internet, sono poche righe. E quello secondo me rende molto l'idea di cosa può fare un computer molto potente in un gioco dell'umanità. Allora, io non ho dubbi sulla risposta, sì, nel senso che in realtà la scienza ha sempre superato la fantascienza. Ci sono un sacco di cose che non sono state, che sarà una cosa molto banale, il web. Credo che non appaia in nessun racconto di fantascienza, però è una di quelle cose che ha sicuramente cambiato la vita di tutti in maniera drastica, no? Quindi non ho dubbi su questo. Ovviamente è difficile immaginarlo adesso, proprio perché la scienza supererà la fantascienza, quindi intravediamo qualcosa, ma sicuramente a un certo punto verrà a fare cose nuove che non siamo stati capaci di prevedere in anticipo. Grazie. Allora, siamo in chiusura. Ringrazio anzitutto i nostri relatori, Elisabeth Colessi e Daniele Ottaviani. Grazie per essere
stati qui stasera e per tutto ciò che ci avete insegnato. I nostri relatori immagino siano anche